guardando le gioie, le sofferenze e le sfide della Chiesa nei diversi paesi. I vescovi del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa hanno redatto il messaggio finale dell'Assemblea Plenaria, che si è svolta in Terra Santa dall'11 al 16 settembre. Ave Maria. Pace, dialogo, libertà religiosa e libertà di educazione, migrazioni, crisi economica e lavorativa, secolarizzazione, fino al sinodo sulla famiglia, oltre che la situazione in Medio Oriente e in Terra Santa, sono stati temi affrontati dall'Assemblea. Con questo loro pellegrinaggio, i vescovi europei hanno desiderato anche incoraggiare i pellegrinaggi nella terra di Gesù, per rinnovare la fede e sostenere i cristiani di questi luoghi. Quando parliamo di legami tra l'Europa e la Terra Santa, poi bisogna essere concreti. Questi legami concretamente vengono mantenuti soprattutto attraverso la forma del pellegrinaggio, dove le chiese vengono qui in preghiera, ma anche in solidarietà con la popolazione cristiana che è qui. C'è stato un forte calo di pellegrini quest'anno, meno della metà rispetto all'anno precedente, e credo che sia un'occasione buona per i vescovi europei di rinvigorire e promuovere il pellegrinaggio, il ritorno alla Terra Santa. Credo che sia stata una bella iniziativa, una bella idea di avere finalmente per la prima volta il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee qui in Terra Santa. Siamo molto grati della presenza del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. La loro presenza significa molto per noi, significa in primo luogo che non siamo dimenticati, non siamo soli. D'altronde la Chiesa Madre è Chiesa Madre per tutti quanti. Io sono felice della loro sensibilità ai nostri problemi, sia nel Nord Galilea, sia qui a Gerusalemme, a Betlemme. Abbiamo deciso questo per portare il nostro contributo di vicinanza, la nostra solidarietà, il nostro affetto ai pastori di questa terra così martoriata da sempre e alle comunità cristiane che abbiamo visitato. È molto importante perché è la Chiesa europea che si esprime in certo senso attraverso di loro. Era importante che loro venissero ad avere questo contatto diretto con le nostre comunità in Terra Santa, che comprendessero la situazione in cui le nostre comunità cristiane vivono qui in Terra Santa, le sfide che devono affrontare. Ampio il capitolo dedicato alle migrazioni. È stato affrontato con molta attenzione, con molta passione, alla luce delle parole e delle indicazioni del Santo Padre, anche recenti, e abbiamo preso atto che l'impegno delle chiese in Europa è ovunque un impegno molto importante, ma in genere per tutte le persone bisognose, a cui in questo momento ormai si aggiungono purtroppo queste povere persone disperate che fuggono dai loro paesi, o per la miseria, o per la guerra, o per la persecuzione. Quindi c'è stata molta passione da parte dei pastori e intensifichiamo il nostro impegno, naturalmente tenendo conto delle situazioni concrete, degli stati. La mattinata dell'ultimo giorno è iniziata con la concelebrazione della messa nella Basilica del Santo Sepolcro, presieduta dal Cardinal Peter Erdo, arcivescovo di Esztergom, ed è proseguita con un incontro con il presidente israeliano Rivlin. Il giorno prima a Ramallah, una delegazione di vescovi aveva incontrato anche il presidente palestinese Mahmoud Abbas.